Elefanti sulle Alpi è una cosa che ci sembra assurda. Eppure nel 218 a.C. il generale cartaginese Annibale riuscì a portare 37 elefanti oltre le Alpi per combattere contro i romani. Come ha fatto? Andiamo con ordine e chiariamo in modo preciso l'impresa. Per prima cosa inquadriamo il contesto. Ragazzi, circa il 40% di chi guarda i video di Geopop non è iscritto al canale. È vero, a voi non cambia niente, ma per noi invece è fondamentale. Se vi iscriveste tutti saremmo 2 milioni. Dai! Grazie mille e torniamo a noi. Nel III secolo a.C. il controllo del Mediterraneo occidentale era conteso tra due potenti città, Roma e Cartagine. Lo scontro più importante tra le due si svolse tra 218 e 202 a.C. e prende il nome di Seconda Guerra Punica. I cartaginesi erano guidati da un condottiero geniale, Annibale Barca, che nell'estate del 218 a.C. decise di portare la guerra direttamente in Italia. Quindi, partendo dalla penisola iberica, dove si trovava già da tempo per fare conquiste, attraversò la Francia meridionale con il suo esercito e arrivò davanti alle Alpi. Per passare in Italia doveva per forza attraversarle, perché il passaggio sulla costa era presidiato in modo massiccio dai romani. Il problema è che portava con sé 38.000 fanti, 8.000 cavalieri e anche 37 elefanti da guerra. E le Alpi, oltre a essere una barriera naturale, erano abitate da popolazioni locali che si sarebbero opposte al passaggio del suo esercito. Insomma, l'impresa era complessa. Ora, perché Annibale aveva con sé degli elefanti? Nel mondo antico, e in certi casi anche fino al XIX secolo, vari popoli, compresi i romani, se ne servivano. Gli elefanti potevano essere usati in combattimento per lanciare cariche contro il nemico, come fossero una cavalleria potenziata, ed erano anche utili per trasportare grossi pesi. Inquadrata la situazione, veniamo alla traversata delle Alpi e in particolare sfatiamo una teoria del complotto che da qualche tempo circola in rete. Secondo questa teoria, il passaggio degli elefanti sulle Alpi dimostrerebbe che il riscaldamento globale non esiste. Il ragionamento sarebbe questo: se anche 200 anni prima di Cristo faceva caldo al punto che Annibale poteva portare gli elefanti sulle Alpi, vuol dire che il riscaldamento globale attuale non esiste o è qualcosa di ciclico e nella norma. Ecco, toccando 6 punti dimostreremo che si tratta di una teoria del tutto infondata. E quindi però, come ha fatto Annibale a valicare le Alpi e a far passare gli elefanti? E soprattutto, il suo fu davvero un successo? Partiamo da una considerazione. Annibale è considerato uno dei più grandi generali della storia. Era cresciuto a pane e guerra sotto la guida di suo padre e di suo cognato e quindi aveva delle conoscenze, delle competenze belliche straordinarie, compresa la gestione degli elefanti. Se c'era qualcuno in grado di sapere come far valicare le Alpi a degli elefanti, era lui. C'è elefante ed elefante. La famiglia degli elefanti li comprende tre specie. L'elefante indiano, Elephas maximus, che ha un'altezza algarrese fino a 3 metri, che è stato ampiamente usato in guerra ed era anche venduto nel bacino del Mediterraneo, ma costava un sacco. L'elefante africano, l'Oxodonta africana, che ha un'altezza algarrese fino a 4 metri e quindi sarebbe stato ancora più possente, ma era complicatissimo da catturare e domare. E poi c'era una terza specie, la più piccola, l'elefante africano di foresta, l'Oxodonta ciclotis, che ha un'altezza media algarrese di 2,5 metri e che fu la scelta di Annibale e i suoi. Insomma, parliamo di un animale grosso, ma non così grosso, e questo facilitò le cose. Annibale impiegò circa 2-3 settimane per valicare le Alpi e lo fece a cavallo tra settembre e ottobre, quando tendenzialmente la maggior parte della neve della stagione autunnale e invernale precedente si era già sciolta nel corso della primavera e dell'estate, quindi in un momento dell'anno abbastanza propizio. Dal 250 a.C. al 400 d.C. circa, il clima europeo e nord atlantico fu leggermente più caldo della media. È un periodo climatico che viene chiamato periodo caldo romano ed è stato riconosciuto e abbiamo cominciato a studiarlo negli anni 90 del Novecento. Si tratta però di un cambiamento di clima avvenuto in modo graduale e localizzato, appunto, Europa e nord atlantico. In questo senso non c'entra nulla con l'attuale riscaldamento globale, che invece si sta realizzando con una rapidità fuori scala, in modo proporzionale rispetto all'aumento della presenza di gas serra in atmosfera e in maniera diffusa su tutto il pianeta.
se non bastassero i due punti precedenti per smentire la teoria del complotto, va riportato che nonostante Annibale abbia scavalcato le Alpi tra settembre e ottobre, e nonostante il clima fosse più mite che in altri periodi storici, di neve ne incontrò e come. Ce lo raccontano storici antichi come Polibio e Tito Livio. Vi leggo un passaggio proprio dal volume 3 delle storie di Polibio. Dapprima il generale cartaginese tentò di evitare il passo difficile, ma poi, sopraggiunta la neve a rendere la marcia del tutto impossibile, desistette dal suo tentativo. Accadeva infatti un fenomeno strano e singolare. Sulla neve vecchia, residua dell'inverno precedente, era da poco caduta quella fresca, nella quale si affondava facilmente perché era molle e non aveva ancora un grande spessore, eccetera, eccetera. E questo, ragazzi, è solo uno di tanti passi in cui si cita la neve appunto in Polivio e in Tito Livio. Se tutto questo comunque non bastasse, aggiungiamo che l'esercito cartaginese subì numerose perdite a causa dell'attraversamento delle Alpi, sia a causa delle difficoltà ambientali, sia della presenza di popoli che abitavano le montagne e che attaccarono l'armata di Annibale a ripetizione. Il generale voleva evitare a tal punto questo tipo di scontri che, per incontrare meno popolazioni ostili, per la traversata probabilmente scelse un valico che si trovava a una quota maggiore rispetto ad altri con un'altitudine più bassa ma più presidiati. Questo, come abbiamo visto, però fece sì che incontrò delle condizioni ambientali più sfavorevoli come la neve. In particolare, uno studio recente, basato sul ritrovamento di antichi resti di letame di un grande numero di cavalli, ha ipotizzato che il passaggio di Annibale sia avvenuto sul Colle delle Traversette, a 2950 metri di quota, anche se la questione non è del tutto risolta. Quanto al numero di perdite, sempre secondo lo storico greco Polibio, l'armata di Annibale prima della traversata era composta da 38.000 fanti e 8.000 cavalieri. Quanti ne arrivarono dall'altra parte? Poco più della metà, solo 20.000 fanti e 6.000 cavalieri. Gli elefanti sopravvissero alla traversata, ma Annibale poté usarli in un'unica battaglia, quella avvenuta il 18 dicembre del 218 a.C. presso il fiume Terebbia, durante e dopo la quale però morirono tutti a causa delle ferite del gelo, tutti tranne uno, chiamato Surus, forse di specie asiatica in questo caso, che però morì l'anno successivo. Ora, diamo una conclusione a questa storia. Come finisce la seconda guerra punica in estrema sintesi? Annibale sconfisse più volte le legioni romane, ma poi Roma riuscì a reagire. Annibale fu costretto a lasciare la penisola e nel 202 Publio Cornelio Scipione lo sconfisse definitivamente nella battaglia di Zama. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Grazie mille di averci seguito e ci vediamo con un prossimo video sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.